Buonasera a tutti, benvenuti in questo webinar che è il quarto webinar della ottava stagione. Questo webinar si occupa di creatività e inclusione attraverso alcune applicazioni Adobe che nel corso del webinar saranno presentate. Dicevo all'inizio, mentre voi non potevate ascoltarmi, che questo sarà uno di una serie di webinar che si protrarrà per le altre stagioni che seguiranno, perché sul tema della inclusione in particolare ci sono molte cose da dire e vorrei affrontare diverse tematiche. Oggi partiamo appunto da questa. Allora, ecco il tema del nostro webinar: didattica inclusiva e creativa con applicazioni per dispositivi mobili. I prodotti di cui parlo sono liberamente scelti al sottoscritto, eccetera, eccetera. Poi queste la slide vi saranno ripetute. Non voglio più ripetere queste informazioni all'inizio di ogni webinar, quindi qui troverete poi anche le altre informazioni che vi possono essere utili. In ogni caso, tenete a mente un indirizzo importante che è questo, www.didanext.com, perché ho deciso di raccogliere all'interno del mio sito tutti i link per iscriversi, partecipare agli streaming, avere gli attestati e così via, in modo tale che le informazioni non siano disperse tra una molteplicità di link. Allora, cominciamo a vedere qual è il workflow della nostra serata. Allora, creatività per tutti uguale inclusione. Prima di tutto parleremo del rapporto tra inclusione e accessibilità, è una piccola introduzione che è assolutamente indispensabile. Poi partiremo con una serie di esempi che sono anche delle proposte didattiche che possono essere applicate all'interno della classe, quindi con tutti i ragazzi. Cattura la realtà e crea le tue storie, segni grafici e colori, gesti e impaginazioni, stampa nel mondo la tua creatività. E poi, se abbiamo tempo, riusciamo ad arrivare alla fine, perché la carne al fuoco è parecchia, faremo anche un giochettino, un divertismo, una cosa simpatica e divertente. Allora, cominciamo con questa breve introduzione. Vi ricordo che a questo punto io mi devo concentrare sulle applicazioni e su quello che devo dire, per cui non posso guardare la chat. Se qualcuno di voi si chiedesse ma in quale chat, beh, allora sappia che non dovete utilizzare la chat di YouTube, ma forse sono riuscito a disabilitarla per il semplice fatto che non usiamo quel sistema, ma usiamo la chat all'interno di WeSchool, non quella che si presenta appena voi entrate nell'ambiente, ma quella della board associata al webinar. Infatti ogni webinar ha la sua board all'interno di WeSchool, quindi vi prego di entrare in WeSchool. Le informazioni per entrare vi sono state spedite in diverse occasioni, le dovete solo rintracciare. Entrate nella board legata a questo webinar e a questo punto potete parlare naturalmente ed essere porre le vostre domande e osservazioni. Ecco la chat del webinar, è questa che voi state vedendo in questo momento. Questo è il nostro WeSchool. All'interno trovate il wall, che è la stanza di accesso, poi le board, e nelle board avete l'elenco delle diverse board legate ai vari webinar. Più semplici di così, qui c'è scritto chat, quindi basta entrare qui nella chat e poi vedete, avete le varie osservazioni e commenti. Allora, benissimo, e quindi tra un pochino potrò leggere quello che voi scrivete. Allora, parliamo di inclusione. Prima di tutto una breve introduzione con un'ottica un po' diversa dal solito, ovviamente, perché il taglio che noi daremo a questo tema è un taglio particolare. Infatti il tema dell'inclusione normalmente si sviluppa in tre ambiti. Questi tre ambiti riguardano la didattica inclusiva,
in generale, quindi l'applicazione di metodologie didattiche che siano, che abbiano questa caratteristica di inclusività, e in questo caso dobbiamo mettere in pratica delle azioni opportune sulla classe. E quindi vedete, qui abbiamo il primo cerchio, didattica, che si riferisce a una molteplicità di persone, perché in questo caso la didattica investe tutto il gruppo classe, all'interno del quale ovviamente ci sono anche i ragazzi che hanno bisogno di particolare attenzione. Poi il secondo ambito nel quale si sviluppa una didattica inclusiva è quello che riguarda gli strumenti specifici per l'inclusione. Questi strumenti possono essere hardware, software, cioè oggetti, strumenti concreti o anche applicazioni particolari. E anche questi strumenti specifici hanno, vedete qui in alto, il loro bel cerchiolino, però abbiamo inserito come effigie una persona sola, un soggetto solo. Perché? Perché sono strumenti specifici per i ragazzi che noi stiamo seguendo e non per tutta la classe. Poi abbiamo invece un terzo livello, una terza area molto importante, che è quella degli strumenti trasversali. Strumenti trasversali che ci consentono di operare una didattica inclusiva. Trasversali a che cosa? Trasversali a diverse discipline, trasversali all'ambiente classe, e quindi ancora una volta in questo caso si riferiscono a una molteplicità di soggetti, cioè fondamentalmente all'intero gruppo classe. Allora, vi devo dire subito che questa suddivisione in ambiti di questo tipo facilita l'approccio al tema dell'inclusione in particolare, e che noi ci occupiamo però in questo webinar di un aspetto, un piccolo aspetto, diciamo così, un aspetto di partenza, se vogliamo, del punto 3, cioè degli strumenti trasversali. E nei webinar che programmeremo per le stagioni successive ci occuperemo poi nuovamente, naturalmente, del terzo livello, ma anche degli altri. Ok, spero che sia chiaro il metodo che noi adottiamo, e vediamo un paio di affermazioni invece che ci servono per comprendere in che modo l'accessibilità e la creatività poi rientrano nel meccanismo della inclusione. Allora, l'accessibilità è un ambito di operazioni che si devono compiere, che deve essere agganciato all'inclusione e non può essere diversamente. Infatti, voglio spiegarvi questo non attraverso un trattato teorico, ma con un esempio specifico. Si può entrare in un ambiente inclusivo inserendo degli arredi mobili, di dispositivi mobili che si spostano facilmente. Quindi creiamo questo ambiente inclusivo attraverso questi arredi, perfetto, permettendo di realizzare una cooperazione migliore che include anche i ragazzi svantaggiati, creando diversi gruppi di lavoro in modo istantaneo. Ma se questo avviene in un contesto nel quale l'accesso agli strumenti, per esempio di stampa, di condivisione delle risorse, di aggiornamento dell'applicazione, è difficoltoso, ecco che l'ambiente diventa esclusivo e non inclusivo, poiché solo chi dispone di queste infrastrutture o delle conoscenze necessarie per accedervi potrà beneficiare di strumenti inclusivi. Quindi vedete che creare un ambiente accessibile non significa necessariamente determinare o avere delle garanzie affinché l'ambiente sia anche inclusivo. E strumenti che non siano integrati nell'ambiente, quindi, non possono assolvere completamente il compito di essere inclusivi. Quindi, come dire, la parola magica, il ponte che lega i diversi aspetti delle attività inclusive è proprio il termine integrazione. Integrazione significa fare in modo che gli strumenti che noi utilizziamo, le metodologie didattiche comprese, cioè in un'accezione più ampia le tecnologie dell'apprendimento che noi impieghiamo nel campo dell'inclusione, siano integrati fra di loro, e siano integrati anche, se possibile, con le diverse aree disciplinari delle quali ci dobbiamo occupare. Una delle chiavi
di questa integrazione è la creatività. La creatività è realmente uno strumento di integrazione, perché è proprio, può fare da ponte tra una serie di strumenti che noi possiamo utilizzare per applicare una didattica inclusiva. Applicazioni mobili molto potenti e gratuiti useremo questa sera per sviluppare proprio il tema della creatività, con qualche limitazione sullo spazio di condivisione che possono avere, o sui formati vettoriali per esempio, perché questo dipende poi dalla licenza, perché sono applicazioni gratuite, ma chiaramente c'è qualche piccola differenza fra il disporre di una licenza, in questo caso una licenza Adobe, e usare liberamente invece queste applicazioni, che sono per PC, per Mac, per dispositivi mobili, e hanno al loro interno un sistema di cooperazione che è quello della Creative Cloud. Quindi in sintesi noi ci occupiamo di un aspetto che riguarda l'integrazione delle pratiche inclusive attraverso un sistema accessibile che è centrato su determinate applicazioni per dispositivi mobili di Adobe, e vedremo alcune pratiche concrete didattiche su questo terreno. Questa è una schermata che vi presento, che mostra alcune delle numerose applicazioni gratuite Adobe che potete scaricare liberamente, che sono molto utili. Noi ne utilizzeremo tre, forse quattro, e dipende un po' dal tempo che abbiamo a disposizione questa sera, però non vorrei perdere altro tempo e comincerei immediatamente parlandovi di forme creative. Quindi cominciamo con entrare in un mondo che è quello della espressione grafica, artistica tra virgolette, e lo facciamo con un'applicazione di straordinario interesse che si chiama Adobe Capture. Per mostrarvi come funziona questa applicazione e proporvi l'esercizio in questione, adesso connetterò l'iPad. Ma io direi che per comprendere dove vogliamo arrivare cominciamo a vedere una tipologia di risultati. Questo slide l'ho chiamata il tram e con me il maiale, poi vedrete per quale motivo. Ed ecco che abbiamo una sorta di stranissimo fumetto con dei segni, che è composto da segni grafici, e poi ci sono dei dialoghi molto curiosi. Non mi sento bene, dice, forse è un segno grafico, non saprei, mi manca l'aria, è la risposta. Poi vedete che il fumetto scorre, non ce la faccio più, finalmente l'uscita. Dunque abbiamo una sorta di dialogo tra segni grafici che sembrano parlarsi, e evidentemente c'è un soggetto che esprime un disagio, e questo disagio potrebbe essere attenuato grazie all'uscita da un ambiente che ci appare piuttosto sconosciuto. Vediamo come continua. Adesso usciamo, quindi questo è un tram. È un tram, e notate i segni grafici non erano altro che erano la rappresentazione delle finestre dell'ambiente interno al tram. Adesso usciamo. E poi, ciao vecchio tram, quindi evidentemente il soggetto è uscito. E poi abbiamo visto che in realtà si trattava di un cane. Un cane all'interno del tram che esprimeva il suo pensiero e non ce la faceva più a stare in quella calca, e quindi è contento perché dice: a momenti soffocavo. Non per realizzare il fumetto, perché il comics è tutto un argomento a parte, ma per realizzare questo tipo di grafica siamo partiti da immagini come queste, anzi proprio da queste immagini, che tra l'altro voi trovate all'interno della board. Quindi la fotografia di un tram di Milano, e anche questa è la fotografia di un passante
a Milano. Tra l'altro, una curiosità, ero sceso a Milano proprio per fare la street photography e quindi avevo camminato a lungo per la città, mi ero preso una giornata per fare questo lavoro e quindi scattavo delle fotografie a palazzi, persone, ambienti, eccetera. E poi dopodiché ho pubblicato una fotografia molto curiosa, appunto questa, però con delle modifiche, su Instagram ed è successo che, molto divertente la cosa, si è rivelato che questo signore che voi vedete qui in fotografia era lo zio di una mia attuale allieva di scuola. Pensate che coincidenza, sono partito da Torino per andare a Milano apposta per un po' di street photography e l'unica foto che ho pubblicato con un po' particolare, con dei soggetti così, era questa di lo zio di una mia studentessa. Adesso vi mostro un altro lavoro. Questo lavoro lo trovate naturalmente in internet perché è pubblicato, mentre quello di prima è un esempio, è l'esempio sul quale noi lavoreremo, cioè vi farò vedere come si arriva a costruire una rappresentazione grafica di quel genere. Questo invece è un lavoro finito che vi mostro una storia e che poi potrete leggere anche per conto vostro. Ho creato questa storia in cooperazione con una collega americana, Julie Wilcott, che alcuni di voi hanno conosciuto se avete partecipato alle edizioni del Challenge Change che abbiamo tenuto in una dozzina di città diverse per 2 anni con un team di colleghi italiani e americani, un grosso evento itinerante che ho organizzato per 2 edizioni di fila in Italia. Quindi creatività, creativity, insegnare con bellezza. E perché la bellezza? Perché oggi la forma vince sul contenuto, tutti sono in grado di ricercare dei contenuti, ma il modo con cui questi contenuti vengono presentati o divulgati è quello che spesso fa la differenza. Ma entriamo nella storia ed ecco qua, un selciato, abbiamo un semplice selciato, lo vedete con le loro pietre, una pavimentazione, con le sue pietre, una pavimentazione. Questa pavimentazione, osservate come si trasforma in segni grafici perché andiamo sempre più in profondità e quindi questi segni poi diventano delle linee poi possono essere interpretate come delle forme e qui noi abbiamo per esempio un signore che parla al suo cane, non so se riuscite a vederlo, a scorgere in questa forma un naso, poi l'espressione di un cane con l'occhio anche, quindi c'è un signore che parla al suo cane. E poi abbiamo una danzatrice qui sulla destra, una danzatrice che balla. E poi cosa abbiamo? E poi abbiamo un frutto. Eccolo qua, il frutto. Vedete, questo è il frutto, che è ripreso in questo riquadro. È una pera. E poi vediamo cosa salta fuori. E poi abbiamo un albatro con le sue grandi ali. Vi ricordate la poesia di Baudelaire, l'albatro? Eccolo qua, abbiamo l'albatro. Poi abbiamo una cosa curiosa. Abbiamo la signora con il naso a punta. Lo vedete? Questa è la signora con il naso a punta. Eccola qua. Però non è finita perché osservate bene cosa fa la signora con il naso a punta. La signora con il naso a punta rassicura una neonata. Eccola qua. Questa neonata avvolta nella sua culla. Una signora con il naso a punta rassicura una neonata. E poi continuiamo. Continuiamo, abbiamo figure che si vogliono liberare nel paesaggio lunare. Guardate che paesaggio curioso. Sembrano delle stelle molto particolari, punti luminosi nell'universo.
qui che cosa succede? Una figura si lamenta e dice: basta, non ne posso più. Le vedete queste figure? Di essere solo una forma, infatti sono delle forme, ci sono queste due figure che parlano fra di loro, le osservate? E l'una dice: basta, non ne posso più di essere solo una forma. Ma noi possiamo dire le forme sono anche misure, ci sono anche delle applicazioni interessantissime che ci consentono di misurare e calcolare addirittura le aree delle forme più strane. Allora quest'altra forma con la quale interloquisce dice: ma la forma è il nostro corpo, cioè il nostro modo di esistere. Per chi? Per noi ectoplasmi. Quindi abbiamo un dialogo tra due ectoplasmi. E a questo punto questi ectoplasmi leggeri tornano indietro, vedete, tornano indietro, fanno un percorso a ritroso, indietro nel tempo, nella forma irregolare, tornano indietro nella forma irregolare di un selciato, quindi siamo ritornati al selciato di prima e questa è la grande storia di un inutile selciato, così l'abbiamo intitolato questo racconto, che si basa esclusivamente sulla rappresentazione di figure grafiche. Adesso è venuto il momento di vedere alcune potenzialità e come si fa tutto questo, e alcune potenzialità delle applicazioni che vi propongo di utilizzare. Allora, la prima è Adobe Capture. Per ogni esercizio che vi propongo questa sera ho creato un piccolo workflow e naturalmente questo vi rimarrà all'interno delle slide che saranno collegate nella board del webinar. In questo caso noi partiamo dalla Creative Cloud, quindi creeremo una cartella Adobe Capture. Poi apriamo Adobe Capture e cattureremo la realtà che ci circonda e applicheremo dei meccanismi di arrotondamento. Quindi ingrandiremo la fotografia a schermo e faremo anche la fotografia dello schermo che esporteremo nella cartella Capture come SVG o come immagine. Poi vi devo spiegare che cosa significa tutto questo, cioè in particolare che cosa sono le immagini SVG e perché usiamo l'applicazione Adobe Capture. Allora, per fare questo io devo passare all'iPad che vi devo mostrare. Vediamo se funziona tutto e non ci sono intoppi, perché adesso dobbiamo impiegare due strumenti contemporaneamente. Quindi da qui voi dovreste vedere il mio iPad. Se nella chat di WeSchool mi date una conferma, io sono contento. Ok, questo è il mio iPad. Adesso utilizzo anche una penna che è l'Apple Pencil, che è un'ottima penna che consente di lavorare sull'iPad. Bene, allora vedete tutto, continuate a sentire, siamo a posto, intoppi non ce n'è. Quindi la prima cosa che facciamo è aprire un'applicazione, abbiamo detto, che si chiama Creative Cloud ed è un'applicazione, anche questa gratuita, che voi scaricherete insieme alle altre applicazioni Adobe. Io vi consiglio di prendere tutte le applicazioni Adobe per dispositivi mobili. Allora, ecco qua la Creative Cloud. E cosa facciamo nella Creative Cloud? Creiamo una cartella che poi abbiamo deciso di chiamare Adobe Capture, perché lavoreremo con quest'altra applicazione che si chiama appunto Adobe Capture, e all'interno di questa cartella inseriremo le immagini e gli elementi che ci servono per il nostro lavoro. Per creare la cartella è molto semplice, io vi illustro solo il pulsantino, perché poi queste operazioni ormai sono diventate di uso comune, è inutile perderci troppo tempo. Possiamo caricare un file dal nostro dispositivo, dal nostro iPad, dal nostro tablet,
anche Android ovviamente, e possiamo fare svolgere diverse operazioni, tra le quali creare appunto una cartella. Perfetto. Adesso il nostro workflow che cosa ci diceva di fare? Ci diceva di passare da Adobe, da Creative Cloud ad Adobe Capture, e quindi noi eseguiamo quello che il nostro workflow ci dice di fare. E dunque chiudo l'applicazione Creative Cloud e cerco l'applicazione Adobe Capture. Adobe Capture, la vedete, andiamo a cercare dove si trova, eccola qua, è questa di colore rosa, Adobe Capture. Oh, ci troviamo naturalmente all'interno di questa applicazione con dei lavori che sono già in corso, ovviamente. Se voi la usate per la prima volta troverete uno spazio bianco, però il pulsante più non mancherà mai. Eccolo qua, il pulsante più. Cosa possiamo fare con il pulsante più? Beh, con il pulsante più noi possiamo catturare la realtà esterna a noi, ecco, per esempio, oppure possiamo svolgere la stessa operazione utilizzando le nostre immagini e quindi quelle che abbiamo nel rullino. Quindi abbiamo detto che siamo partiti dal tram, ecco che vedete una fotografia che è quella del tram che noi vogliamo utilizzare. Nel momento in cui la importiamo all'interno di Adobe Capture, questa viene immediatamente rilevata e questa applicazione sta facendo delle operazioni che adesso vi spiego. E intanto dobbiamo cercare di avere un'immagine pulita. Questo lo possiamo fare con la bacchetta magica che trovate qui sulla sinistra. È una prima operazione, lui già è in grado di riconoscere gli elementi diciamo inutili, che non interessano, rispetto alle linee, alle aree che vengono delineate dalla fotografia stessa. E poi con questo slider qua noi possiamo stabilire l'ampiezza delle aree da prendere in considerazione. Vedete che differenza? Ecco, questo è un buon risultato, direi. Quindi adesso faccio un tap sul pulsante di OK e Adobe Capture ha catturato questa forma. A noi non basta però, perché abbiamo bisogno di arrotondare di più. Vogliamo rendere più morbida questa immagine, le sue linee, quindi qui in alto a destra utilizziamo la sezione arrotonda. La sezione taglio ovviamente indica il fatto che possiamo tagliare una parte dell'immagine. Passiamo subito invece alla sezione arrotonda. Ecco, la sezione arrotonda deve essere attivata con un pulsantino che appare qui in basso. Il pulsantino indica sì, quindi noi diciamo sì, vogliamo che tu arrotondi. E quindi adesso, mentre lui sta arrotondando l'immagine, io vi spiego in che cosa consiste Adobe Capture. Adobe Capture è un'applicazione che è stata creata non per giochetti o attività didattiche, come un po' incontriamente la stiamo utilizzando noi, ma molto utilmente per le nostre attività. È stata creata per i creativi, cioè quelli che lavorano nel campo della creatività, del design, della grafica, e che hanno bisogno dal loro smartphone o dal loro tablet di poter catturare degli elementi grafici nella realtà che li circonda, mentre anche solo in mobilità possono catturare, per esempio, pensate, dei marchi da biglietti da visita, piuttosto che delle forme che trovano in natura, perché quelle forme li possono ispirare per i loro lavori. Quindi si tratta di una classica e interessantissima applicazione di ispirazione. Ora, se avete notato, Adobe Capture ha
terminato il suo lavoro. E quindi che cosa ha fatto? Ha certamente reso più morbide le linee, però in realtà ha scomposto questa immagine in una serie di linee che sono linee di tipo vettoriale. Quindi tutta l'immagine è un'immagine di tipo vettoriale, un'immagine che tra l'altro pesa anche molto poco. Dobbiamo comprendere un secondo, se mi permettete, in che cosa consiste la differenza tra un'immagine vettoriale e un'immagine bitmap, cioè in sostanza un po' tutte le altre immagini. L'immagine vettoriale è un'immagine che viene disegnata attraverso formule matematiche, equazioni. E quindi questo che cosa significa? Significa che quello che voi vedete, diciamo sulla carta, in realtà è nell'iPad, non sono un insieme di punti che compongono, ad esempio, questa linea, oppure compongono ciò che si vede da questa finestra, ma rappresentano proprio delle equazioni, delle variabili, e quindi alla fine, essendo delle variabili, si può ottenere il risultato che queste immagini siano ingrandibili a piacere. Per esempio, possano essere anche stampati su enormi cartelloni che possono coprire interi grattacieli. Su un'immagine bitmap, invece, questa operazione non è possibile. Per esempio, sulla classica immagine fotografica, quella da cui noi siamo partiti, questa operazione non è possibile perché se noi ingrandissimo l'immagine fotografica, quella proprio del tram, noi vedremo i pixel, vedremo i punti, alla fine troveremo, come dire, gli atomi, è come entrare con un microscopio all'interno di un oggetto fino a vedere le sue particelle costitutive. Quindi ecco qual è la differenza: Adobe Capture lavora a livello vettoriale. Per questo, vedete, è un'applicazione unica nel suo genere, perché voi sicuramente vi sarete imbattuti in applicazioni che trasformano le immagini in disegni, rappresentazioni bianconere, ma questa lo fa invece con una precisione assoluta, lo fa trasformando l'immagine in un'immagine vettoriale, e quindi ci offre delle opportunità che adesso cominceremo ad esplorare. Vediamo subito. Io sto ingrandendo questa immagine, guardate che non perde di dettaglio. Guardate come non si perde il dettaglio dell'immagine. Non posso ingrandirla di più dal mio iPad perché c'è un limite nella visualizzazione dello schermo, che mi sembra sia di 64 ingrandimenti, qualcosa del genere. Ecco, più di così. Ma altrimenti l'immagine e la figura in sé non ha limiti. Adesso vediamo che cosa ci dice il nostro workflow. Se no, che ve l'ho scritto a fare? Così imparate a seguire proprio pedestremente la successione delle operazioni. Adesso dobbiamo ingrandire e fotografare lo schermo. Perfetto, molto semplice. Facciamolo. Per esempio, prendiamo questo, vi piace questo segno? Così. Qua, così. Bene, facciamo una foto dello schermo. Io sto usando l'iPad, voi userete i vostri dispositivi e quindi li saprete certamente utilizzare in questo campo. Avendo l'iPad non devo svolgere delle operazioni particolari per selezionare solo quello che mi interessa, perché lui immediatamente, avete notato, mi propone ciò che ho catturato in una finestra. Io apro questa finestra, ritaglio la parte che mi interessa e quindi a questo punto la posso anche salvare come immagine. Eccola qua, la salvo dove mi interessa, in particolare dove la salvo all'interno della cartella Adobe Capture. Sapete, vi ricordate, prima abbiamo creato questa cartella nel sistema di condivisione di Adobe, che si chiama appunto Creative Cloud. Quindi all'interno di questa cartella io salverò, registrerò l'immagine, perché come dice un mio amico non c'è niente da salvare, non c'è nessuno in pericolo qui da salvare.
Bene, ho concluso, fine, e posso evitare di intasare l'iPad con le immagini che catturo in questo modo perché la elimino istantaneamente da schermo. Poi rifacciamo l'operazione ancora una volta, così ve la ricordate bene. Per esempio, prendiamo magari un po' il tram, così la porta, ecco la porta di uscita del tram, così. Quindi, ripetiamo, catturo lo schermo. Se sono nell'iPad, vedete, mi compare questa finestra, che è la finestra di cattura dello schermo. Ops, voglio farvi vedere come è andata via per sbaglio. Eccola qua, la apro, seleziono l'area che mi interessa e poi dopodiché dal pulsante di condivisione scelgo File, che è un sistema di interscambio di documenti che fa parte del sistema operativo di Apple, altrimenti voi con altri sistemi salverete direttamente la vostra immagine su che cosa? Sul sistema di Creative Cloud e in particolare all'interno della cartella Adobe Capture. Aggiungiamo e così abbiamo anche il nostro tram. Poi fine, la togliamo, cioè eliminiamo l'istantanea da schermo perché non vogliamo intasare il nostro dispositivo. In alto qui a destra trovate l'opzione salva, quindi siamo ritornati ad operare in Adobe Capture. Trovate l'opzione salva. Che cosa significa? Significa che adesso noi possiamo dare anche un nome a questa immagine e verrà registrato sia il nostro lavoro sia la fotografia originale all'interno dell'applicazione Adobe Capture. Ecco, infatti se io adesso recupero di nuovo il nostro lavoro e invece della sezione anteprima scelgo la sezione di informazioni che trovate qui a destra, questa sezione mi propone anche la fotografia originale che quindi posso tranquillamente buttare via. Non possiamo andare avanti a esplorare le enormi possibilità di questa straordinaria applicazione perché dobbiamo continuare il nostro lavoro e abbiamo diverse cose da fare. Ma vi faccio notare che abbiamo una serie di sezioni che ci consentono di creare con i segni grafici che noi abbiamo catturato una serie di prodotti interessantissimi. Per esempio, possiamo catturare anche i colori di una fotografia e poi applicarli ad un'altra. Possiamo catturare i materiali ed utilizzarli come materiali per rivestire degli oggetti in 3D. Questo poi lo faremo con le applicazioni Adobe della Creative Suite, quindi dovremo passare a lavorare al computer. Poi possiamo catturare anche dei motivi e dei pennelli. Allora facciamo una cosa, proviamo a catturare dei motivi, così, perché la cosa è particolarmente interessante e lo facciamo, vediamo, dal nostro rollino. Prendiamo per esempio una immagine che può essere questa, è l'immagine di grattacieli, vedete che com'è, viene rappresentata. Posso sulla parte di sinistra scegliere delle forme compositive differenti, molto interessanti, guardate anche l'abbinamento dei colori, e poi quando ho scelto il tessuto che fa il caso mio, posso ulteriormente modificarlo e creo, guardate, c'è da perderci la testa, creo delle forme, ecco qua, guardate quanto è simpatica questa, delle forme interessantissime che mi possono servire in tanti casi,
anche per esempio per abbellire dei disegni, creare delle copertine, dei fondali e così via. Salvo, anche qui posso dare un nome e poi mi ritrovo ovviamente il mio lavoro all'interno della mia applicazione. Torniamo un attimo alla forma del tram. Notate che abbiamo sulla sinistra, qui però voi forse non lo vedete da schermo, devo ridurre un po', ecco, qui sulla sinistra avete il pulsante di condivisione. Questo pulsante di condivisione è particolarmente importante perché ci consente di fare che cosa? Torniamo un attimo al nostro workflow. Ci consente di esportare nella cartella Capture l'immagine come SVG, quindi un'immagine di tipo vettoriale, oppure come immagine bitmap. Se scegliamo l'opzione esporta come, l'opzione esporta come offre proprio questa opportunità, quindi di caricare l'immagine in modo vettoriale oppure come immagine bitmap. Se scelgo l'opzione vettoriale, poi devo ovviamente aprire l'applicazione Creative Cloud, in questo caso dirà di copiarla su Creative Cloud e poi mi ritrovo all'interno della struttura che avete visto anche prima con la mia famosa cartella e quindi caricherò l'immagine qui al suo interno. Tuttavia vi devo precisare una cosa, che l'opzione di esportazione come immagine vettoriale appartiene solo a chi ha un abbonamento alla Creative Cloud come tale. La Creative Cloud consiste in un insieme di applicazioni che sono per computer PC, Windows o Macintosh e che sono applicazioni che voi conoscete benissimo, perlomeno di nome, InDesign, Photoshop, Illustrator, eccetera, che sono quelle applicazioni che permettono poi appunto ai creativi di creare i loro prodotti, impaginazioni, riviste, opere artistiche perfino e così via. Mentre l'utilizzo gratuito delle applicazioni per dispositivi mobili ha, come spiegavo all'inizio, alcune piccole limitazioni, tra le quali quella di non avere a disposizione la possibilità di salvare l'immagine come immagine vettoriale. Vedremo che però l'utilizzo dell'immagine vettoriale come, diciamo, prodotto di questo lavoro serve solo se noi poi pensiamo di continuare quello che stiamo facendo con il nostro computer, perché effettivamente stiamo lavorando a un prodotto particolare, per esempio all'impaginazione di un libro, alla creazione di un logo, di un elemento grafico, per cui non interesserà sicuramente tutti voi. Adesso vediamo che cosa ci propone il nostro workflow. Quindi siamo in Adobe Capture, abbiamo creato le nostre forme e vediamo come è possibile utilizzare le forme che abbiamo creato per degli ulteriori lavori con Adobe Draw, cioè con un'applicazione di disegno. Quindi questo è il workflow. Esportiamo in SVG, cosa che abbiamo appunto fatto. Che lo correggo in diretta. Quindi esportiamo come immagine vettoriale, apriamo in Adobe Draw e creiamo un livello immagine, poi vediamo la differenza di operare con un'immagine vettoriale con un'immagine invece bitmap tradizionale, per esempio PNG, e poi vediamo che cosa succede esportando questo lavoro e con in un'applicazione che è Adobe Illustrator per Macintosh. E alla fine di questo chiudiamo il primo esercizio che riguarda il lavoro con forme grafiche. Torniamo al nostro iPad, quindi prendiamo questa volta
abbiamo detto Adobe Draw, che sarebbe questo, che è una, come dire, una versione di Adobe Illustrator, in sostanza, per dispositivi mobili. Ecco qui la nostra applicazione. Abbiamo la possibilità di creare progetti, tante cose. All'interno di un progetto possono esserci diversi lavori. Ne creiamo uno ex novo. Scegliamo il dispositivo che più cioè quello sul quale lavoriamo, oppure quello sul quale pensiamo che poi il prodotto debba essere visto, e ne abbiamo veramente diversi. Guardate quanti. Possiamo lavorare anche su simulazioni di carta, in modo che poi la stampa avvenga correttamente, però dato che in questo caso lavoriamo su iPad, io scelgo l'opzione iPad. Adesso, come è composta questa applicazione? Diamole un attimo uno sguardo. Qui sulla sinistra avete gli strumenti per disegnare e colorare, e qui abbiamo i livelli. Prima cosa molto importante, questa applicazione quindi funziona per livelli. Funzionare per livelli ci consente di svolgere delle operazioni, che adesso vi mostrerò, di lavoro molto interessanti, e soprattutto per quale motivo? Non solo per il risultato, ma perché ci consente di suddividere le operazioni da svolgere con i nostri allievi, in particolare con i ragazzi in difficoltà di apprendimento, e quindi di suddividere su livelli diversi ed essere più precisi, quindi ottenere dei risultati migliori, e allo stesso tempo dare loro la possibilità di lavorare con una certa pulizia e schematismo mentale, senza creare, come molto spesso capita, una sorta di confusione sul piano di lavoro, che poi sfocia in una serie di disegni anche molto complessi e a loro stessi difficilmente decifrabili. Quindi lo potremmo definire proprio come un buon sistema di decifrazione del lavoro mentre lo stiamo eseguendo. Ma cominciamo subito a lavorare. Quindi abbiamo scoperto il solito tasto più. Vediamo che cosa ci propone. Ci propone un livello di disegno oppure un livello immagine. Noi abbiamo interesse a prendere il livello immagine. Dove andremo a cercare le risorse da utilizzare con questa applicazione? Beh, la risposta la sapete già, l'avete riconosciuta dal simbolino. Noi sceglieremo l'area di Adobe Cloud. Ed ecco che all'interno di Adobe Cloud abbiamo proprio la cartella che abbiamo creato. Vi ricordate Adobe Capture? E possiamo prendere una delle ultime immagini che abbiamo prodotto con Adobe Capture, per esempio questa. Eccola qua, abbiamo la nostra immagine che possiamo anche ingrandire o rimpicciolire, in ogni caso la importiamo. L'abbiamo importata all'interno del nostro piano di lavoro. Fine. E quindi ci troviamo in questa situazione. Abbiamo un piano di lavoro sul quale è disposta questa immagine. In che modo viene disposta? Facciamo un tap proprio sul livello di appartenenza di questa immagine e vediamo che cosa ci propone. Ci propone, per esempio, l'opzione trasforma tutti i livelli. Questa opzione ci consente di modificare tutti i livelli che abbiamo creato contemporaneamente. Per il momento noi ne abbiamo uno solo, però lo usiamo subito perché ci serve anche per un altro motivo. Osservate, io faccio tap su questa opzione e riesco a capire esattamente quanto spazio occupa questa immagine sul piano di lavoro, e quindi posso naturalmente ingrandirla, ruotarla per prendere il segno grafico che mi interessa, in modo che sia solo questo, ecco,
all'interno della, chiamiamola pagina, in realtà è proprio lo spazio sul quale noi lavoriamo. Eccolo qua, io voglio lavorare su questo, su questi segni in particolare. Vogliamo intraprendere delle operazioni di colorazione. Non mi dilungherò molto su questa applicazione, voglio così fornirvi alcune basi interessanti, poi per conto vostro la potete esplorare. E nel farlo vi insegno, come dire, non un trucco, perché è proprio un metodo con il quale si lavora in queste circostanze. Ecco come facciamo. Prima di tutto mi colloco al livello sottostante, che è quello di disegno. Mi colloco al livello sottostante e scelgo uno strumento di colorazione, disegno, che può essere questo. Tutti gli strumenti offrono questa possibilità di stabilire la dimensione del pennello, il livello di opacità e poi il colore. Due parole sul colore. Adobe Draw, come tutte le applicazioni di questo genere dell'Adobe, presenta sempre delle palette con degli abbinamenti di colore che sono già creati in modo opportuno affinché qualsiasi cosa voi facciate, se scegliete una determinata palette, sicuramente gli abbinamenti saranno corretti. Vedete che anche questo diventa uno strumento particolarmente interessante per lavorare a livello percettivo con i ragazzi che hanno delle difficoltà in questo campo, per esempio con soggetti disgrafici. Ma, ed ecco qui il livello, uno dei livelli di integrazione che ci viene offerto utilizzando queste applicazioni, noi la possiamo lavorare contemporaneamente con tutta la classe, perché se qualcuno può avere delle difficoltà in questo campo, certamente l'acquisizione di competenze sull'abbinamento dei colori e sul modo in cui si disegna o si possono rappresentare graficamente degli elementi, questo riguarda tutti ed è una competenza aggiuntiva. Quindi vedete che integrazione significa già poter lavorare tutti sullo stesso piano. E anche il fatto di aver ricavato delle forme di questo genere mette di nuovo tutti nella stessa condizione, cioè di lavorare tutti quanti, indipendentemente dalle loro difficoltà, con i medesimi strumenti e ottenendo degli ottimi risultati. Quindi il lavoro dell'insegnante si focalizzerà sull'attenzione al dettaglio, alla composizione, al colore, e potrà svolgere questo lavoro indifferentemente con tutti gli studenti. Bene, scegliamo tranquillamente una palette, per esempio, vediamo un po' questa. Quindi ho scelto l'azzurro e adesso osservate che cosa succede nel momento in cui io coloro. Sto colorando, vedete? Sto colorando, ma non si vede il risultato, o meglio, voi vedete il risultato sullo sfondo, cioè sul livello sottostante. Allora cosa devo fare? Porto il livello superiore di cambio di posizione ed ecco che il colore appare. Perché? Perché questa non è un'immagine vettoriale, quindi colorare in questo modo diventa complicato, perché appunto, non essendo un'immagine vettoriale, devo stare dentro gli spazi, non è assolutamente semplice, e quindi è un esercizio che in realtà posso proporre solo in determinate occasioni, e mi è comodo nel momento in cui invece devo disegnare degli altri elementi grafici sulla immagine stessa. Perché questo? Perché l'immagine che abbiamo importato, questi segni grafici, come vi dicevo prima, non sono immagini vettoriali. Guardate adesso che cosa succede invece
inserendo un'immagine vettoriale all'interno del nostro spazio di lavoro. Prima di tutto dovremmo disattivare la visualizzazione di questo livello, cioè del livello dove l'immagine grafica appare. Questo lo faccio semplicemente con un doppio tap, oppure evidenzio la finestra del livello stesso e poi disattivo la visualizzazione con un tap qui. Poi che cosa faccio? Prendo un altro livello, sempre un livello di immagine, eccolo qua, cerco nei file personali, cerco quelle immagini che invece abbiamo registrato come SVG, vale a dire come immagine vettoriale. Abbiamo questa del tram, ad esempio. Quindi ripeto poi le operazioni di prima, apro l'immagine, la posso, come si dice in gergo, esplodere, anche se non è un termine che mi interessa, mi piace particolarmente. Eccolo, porto il livello di disegno sotto il livello dell'immagine e vedete che a questo punto la colorazione appare tra gli spazi bianchi perché li considera naturalmente come trasparenze e quindi posso colorare senza tenere conto dei bordi e dei margini dell'immagine, degli spazi, scusate, all'interno del quale posso svolgere questa operazione. Voglio chiudere questo progetto per mostrarvi alcuni, ecco, risultati, per esempio, già avviati. Questo è uno, questo è un altro. E quando abbiamo concluso questa operazione, cioè abbiamo creato la nostra rappresentazione grafica colorandola e aggiungendo al livello superiore gli elementi di composizione, di disegno che vogliamo aggiungere all'immagine stessa, abbiamo creato il nostro prodotto e quindi svolgiamo la medesima operazione di salvarlo, in questo caso registrarlo come immagine per utilizzarlo all'interno di un'altra applicazione. Chiudiamo il lavoro su Adobe Draw ripetendovi una breve sintesi che parte dal fatto che all'interno di Adobe Draw abbiamo la possibilità di creare dei progetti. Questi progetti possono contenere diversi lavori. Questi lavori vengono creati sulla base di piani di lavoro determinati. I piani di lavoro sono composti da diversi livelli. Tutte le volte che noi facciamo un'operazione su un'operazione diversa, dobbiamo creare un livello differente. Il suggerimento è quello di per esempio creare tanti livelli, ecco, vedete qui, creare tanti livelli quanti sono le operazioni di disegno e colorazione dell'immagine. In questo caso noi possiamo anche disattivare, togliere la visualizzazione da tutti i livelli per poter vedere i singoli tratti come sono combinati, per esempio, rispetto all'immagine di partenza e quindi come i vari elementi si integrano. Dunque diventa uno strumento, come vi dicevo prima, proprio di
analisi separata delle singole attività che si svolgono all'interno dell'immagine. Ma questo non è tutto. Abbiamo anche un'altra opzione che ci consente poi di, anche divertente, di rivedere quello che abbiamo fatto attraverso la creazione di un filmato in timelapse. Sempre dal strumento di condivisione ci appare qui l'opzione timelapse. Questa opzione appare solo a quelli che dispongono di una licenza Adobe e quindi utilizzano anche l'applicazione per desktop. Ed ecco che abbiamo il meccanismo attraverso il quale, come dire, viene riprodotta la timeline di lavorazione che poi ha determinato il risultato finale. Una composizione più complessa da realizzare, ma per farvi vedere le potenzialità di questa applicazione. Adesso torniamo al nostro workflow e vediamo dove ci porta. Adesso noi parliamo di forme di layout e per fare questo utilizzeremo un'applicazione molto particolare, anche questa indicatissima per dei lavori che siano integrati sia per ragazzi in difficoltà di apprendimento che per tutti gli altri, quindi per lavorare contemporaneamente nella classe. Parliamo di Adobe Comp CC, cioè CC sta per Creative Cloud. Allora, Adobe Comp CC permette di creare dei layout e schede impaginate i cui elementi sono impostati direttamente a mano libera. Quindi è fondata sulla gestualità ed è molto indicata per ragazzi disgrafici e che necessitano attenzioni per la motricità, l'organizzazione dello spazio, la motricità fine. Per tutti gli studenti permette di comporre una comunicazione grafica impaginata usando le gesture e i modelli preimpostati. Vediamo il primo workflow. Ci troviamo all'interno di Adobe Comp e cominciamo a comprendere come si crea un layout attraverso i gesti. Poi creiamo una scheda didattica, quindi creiamo un lavoro che può essere un lavoro sulle passioni personali, quindi più preciso per esempio, ed esportiamo il tutto per lavorare in un'applicazione Adobe ma desktop per fare un sito web, per esempio Adobe News. Allora mettiamoci all'opera. L'applicazione in questione, Adobe Comp, è questa, che ha una colorazione viola. Anche questa applicazione presenta la possibilità di creare dei progetti all'interno dei quali possiamo inserire diversi tipi di elaborazione. Quindi in questo caso apriamo un progetto e poi cerchiamo di aggiungere al progetto stesso un altro prodotto. Qui si appare la solita schermata che avete visto anche in Adobe Draw sullo strumento che noi vogliamo utilizzare, sui dispositivi e anche al fondo sulle tipologie di stampa, nel caso appunto in cui andassimo in stampa. Allora scegliamo per esempio l'iPad e a questo punto guardate che cosa faccio. Voi non potete vedere la mia mano muoversi, però stavo dicendo una cosa, va bene, voi non potete vedere la mia mano muoversi, però sappiate che in questo caso è proprio il dito o la penna sensibile che si muove sullo schermo. Quindi
diciamo che desidero creare un determinato layout nel quale, per esempio, per creare una scheda didattica, voglio creare una scheda di raccolta dati da dare agli studenti in modo tale che gli studenti possano poi completare questa scheda con delle immagini dei testi. Quindi la scheda potrebbe essere anche uguale per tutti, se la faccio io e poi la somministro agli studenti. Oppure potrebbe essere un loro prodotto individuale, quindi potremmo avere tante schede. In ogni caso, guardate come funziona. Per esempio, voglio prima di tutto creare un testo che sarà un titolo. Io disegno il riquadro in questo modo e mi trovo con un testo già predisposto. Magari non mi piace, voglio fare una cosa di questo genere, lo sposto da questa parte. Voglio che il testo sia più grande e allora farò così. Poi desidero inserire una immagine da commentare. Allora creerò uno spazio magari quadrato, farò così, e questo tracciato che io ho, questo tracciato che io ho appena composto, rappresenta lo spazio all'interno del quale può essere collocata un'immagine. Infatti, se voi notate, qui sotto appare l'icona che ci consente di pescare, per esempio, dai soliti nostri file personali, ci consente di pescare magari delle fotografie che abbiamo inserito e rielaborato con un'altra applicazione mobile per dispositivi mobili dell'Adobe, che è Adobe Lightroom CC Creative Cloud. Ne prendo una, eccola qua, apri file e trovo questa immagine così, che posso naturalmente sistemare in questo modo. Adesso guardate, io voglio fare una cosa di questo genere, voglio ridurre un po' il testo qui e desidero che invece le fotografie da collocare all'interno di questa scheda siano due e siano della stessa dimensione. Seleziono la fotografia e con questo segno lo spazio fotografico verrà raddoppiato. Poi voglio invece inserire in questa parte, questo lato sulla destra, voglio inserire un elemento colorato e quindi creo un riquadro e poi mi troverò sempre sulla sinistra in basso il pulsante attraverso il quale lo posso colorare. Posso attribuire, per esempio, un colore che potrebbe essere questo. Voglio che tutta la scheda abbia un determinato colore. Allora, riporto su tutto lo spazio di lavoro il riquadro che ho creato e poi con lo slider dei livelli porto questo livello più in basso ed ecco quindi che possiamo creare una scheda in questo modo, una scheda di lavoro. Vediamo per esempio una già pronta che potrebbe essere
di questo genere. Quindi invitiamo per esempio gli studenti a parlare di coppie di animali, a crearsi la loro stessa scheda, che deve essere così composta da due immagini di coppie di animali, in questo caso abbiamo un leone e una leonessa, un breve testo descrittivo per ciascuno, il titolo, delle icone grafiche che lo rappresentino e poi anche l'immagine, la fotografia del ragazzo che l'ha creata. Quando abbiamo terminato il nostro lavoro, che cosa facciamo? Torniamo al nostro workflow. Esportiamo verso il sito, verso un'applicazione per dispositivi desktop, quindi PC o Mac, per poter rielaborare con un'applicazione per creare siti web. Quindi potremo anche raccogliere poi tutti i lavori dei nostri studenti direttamente in un sito che creiamo apposta. Vediamo come si fa. Questo lo faccio per darvi l'idea delle potenzialità che questo tipo di applicazioni vi propone nel lavoro scolastico quando lavorate anche con le applicazioni per i computer, quindi per desktop. Abbiamo sempre il tasto di condivisione qua in alto a destra e chiediamo che questa scheda che noi abbiamo creato venga inviata, vedete, la possiamo inviare a Photoshop, a Illustrator e così via. Chiediamo che venga inviata a News. Adesso prestate osservazione a quello che succederà nella scrivania del mio computer. Io non faccio niente, qui avete la visualizzazione dell'iPad, la schermata dell'iPad, qui avete le slide. Ecco, qui ha appena detto che ha inviato ad Adobe News questo lavoro e quindi succederà che adesso attraverso la rete internet Adobe News verrà aperto e al suo interno noi troveremo il lavoro che abbiamo creato. Noi ci troveremo direttamente con il nostro lavoro aperto sulle corrispettive applicazioni desktop che possiamo trovare per esempio a scuola. Quindi nel caso in cui noi stessimo compiendo queste osservazioni attraverso la scheda di Adobe Comp in un museo per esempio o in un'esposizione, potremmo indicare a tutti i ragazzi di creare le loro schede di osservazione e poi queste schede sarebbero automaticamente raccolte all'interno dell'applicazione come News o come InDesign o come Illustrator, sulla quale poi intendiamo lavorare e continuare il lavoro una volta a scuola nel laboratorio, nell'atelier. Allora, questo è Adobe Comp. Come fate però a sapere quali sono le gesture da utilizzare per creare questi layout? Beh, naturalmente non dovete imparare un'enciclopedia a memoria, vi viene incontro perché dalla rotellina delle impostazioni che trovate qui in alto a destra, rotellina impostazioni, vedete che al fondo trovate la guida ai gesti di disegno e la guida vi mostra come voi potete creare i vari elementi attraverso le gesture, dunque, e basta fare tap sulla figura per ottenere il tracciato che voi dovete compiere. Un rettangolo arrotondato, per esempio, funziona in questo modo. Il triangolo, l'immagine circolare, per esempio, il titolo, la linea e così via. La selezione, quindi potete anche selezionare diversi oggetti. È molto interessante perché proprio le gesture di Adobe Comp, applicazione unica nel suo genere, anche questa come anche le altre che vi ho presentato per proprio le attività che ci consentono di svolgere,
questa applicazione può anche essere utilizzata esclusivamente come esercizio di gestualità e indipendentemente dalla creazione di layout. Quindi che cosa stiamo apprendendo in questo webinar? Che noi possiamo utilizzare delle applicazioni che non sono direttamente concepite per studenti in difficoltà di apprendimento, ma che risultano, grazie al modo con cui operano e agli strumenti che ci mettono a disposizione, risultano molto idonee per lavorare proprio con questi ragazzi e allo stesso tempo ci consentono di fare un lavoro integrato con tutti gli altri. Perché? Prima di tutto perché lavorare con questi strumenti è interessante e utile per tutti, e quindi tutti si sentiranno sullo stesso piano. In secondo luogo perché il prodotto che uscirà è un prodotto assistito. Perché assistito? Perché l'abbiamo visto prima, noi possiamo operare con palette, con temi, con gesture, con diciamo layout che ci accompagnano, sistemi proprio che ci accompagnano nella creazione del prodotto e che ci facilitano il nostro lavoro. Va bene, questa era l'applicazione Adobe Comp CC. Adesso vediamo che cosa ci propone il nostro workflow. Allora, questo l'abbiamo fatto, crea la scheda di osservazione scientifica per uscite esterne, altri possibili possibilità di lavoro, per esempio gioca con le gesture, appunto, ve ne ho parlato di questo, mette alla prova le tue abilità di creazione di disegni basati su forme, con riempimenti, bordi e così via, impagina un flyer che presenti un argomento. Ecco, a proposito del flyer, voi potete utilizzare in questo caso degli impaginati già pronti, dei modelli già pronti come questo che vi mostro adesso. Voi ne trovate anche cercando su internet, sono dei modelli pronti che poi, una volta che avete creato, sul quale lavorate, poi potete chiaramente modificare a piacere, cambiando le icone, sostituendo le immagini e così via. Adesso continuiamo con il nostro workflow e vediamo dove andiamo. Andiamo nell'ultima sezione di questa sera, che si intitola Stampa nel mondo. Ed ecco per esempio un risultato che riutilizza di nuovo la grafica che abbiamo elaborato attraverso Adobe Capture per creare degli oggetti che in questo caso sono degli oggetti di comunicazione, cioè servono per comunicare quello che abbiamo fatto. Allora, il processo, riassumendo, è partito da il catturare qualche cosa intorno a noi, estrapolarne delle linee grafiche, elaborare queste linee grafiche attraverso dei colori e dei disegni per modificarle ulteriormente, creare delle schede di lavoro didattiche, degli elementi di impaginazione che possono essere utilizzati in classe, e poi dobbiamo comunicare in qualche modo quello che abbiamo fatto, e per farlo usiamo un'altra applicazione Adobe, in questo caso si chiama Adobe Spark Post. Anche questa è un'eccezionale applicazione che favorisce la comunicazione attraverso una composizione grafica web, nel senso che i prodotti possono essere orientati anche alla pubblicazione, per esempio social, dei social che sono presenti nel web, molto efficace e semplice. Infatti è molto indicata per esempio per creare delle memory card oppure delle schede, dei poster, delle sintesi, e per pubblicare una grafica corretta in tutti i social. Vi riporto qui per esempio il menu di scelte
che Adobe Post vi mette a disposizione, perché questo dimostra che i prodotti che vengono creati con Adobe Post sono adatti per tutti i tipi di social sui quali i nostri ragazzi naturalmente hanno molta dimestichezza, quindi da Facebook ai blog tradizionali, Instagram, Twitter e così via. Vedrete che le scelte sono molto ampie. Quali workflow mettiamo in pratica? Allora, stampalo nel mondo. Partiamo da Adobe Post. Scegli un layout di tipo sociale. Poi importiamo la grafica dalla Creative Cloud. Quindi componiamo il messaggio e a questo punto pubblichiamo, stampiamo, plastifichiamo. Abbiamo in mano proprio il nostro prodotto di comunicazione. Quindi anche in questo caso passiamo al nostro iPad, scegliamo l'applicazione. L'applicazione, abbiamo detto, che è Adobe Post. Ci sarebbero molte cose da dire, perché fa parte di una serie di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che si chiamano Spark Page, Spark Post, Spark Video. Le usate con tutti i sistemi operativi e le potete utilizzare anche online, cioè sono anche delle web app. Se voi cercate tramite un motore di ricerca Adobe Spark, voi andrete alle web app che vi presenteranno queste tre applicazioni. Tutto quello che voi fate in una di queste applicazioni, per esempio da un browser per PC o per Mac, e poi completate chiaramente, la ritrovate su un altro dispositivo all'interno della stessa applicazione. Quindi poi voi aprite il vostro smartphone e troverete l'applicazione Adobe Spark Post con i lavori che magari avete cominciato con il computer o viceversa. Quindi apriamo Adobe Spark Post. Adobe Spark Post ci presenta una serie di menu, di layout che sono raggruppati all'interno di un menu per temi, oppure, vedete qua in basso, vi presenta la sezione My Post. La sezione My Post è quella che, vi dicevo prima, vi presenta i lavori che voi avete all'interno dell'applicazione Spark Post, comune a tutti i dispositivi. Perché? Perché passa attraverso il sistema di cloud dell'Adobe, quindi passa sempre attraverso il meccanismo che abbiamo visto prima della Adobe Cloud. Notate tra l'altro che qui troverete le copertine di alcuni libri che ho pubblicato, perché mi piace molto creare le copertine proprio con questa applicazione. Allora, questo è il risultato al quale noi vorremmo giungere, qualcosa di analogo. Quindi stiamo presentando la nostra storia, la famosa storia del tram, e vogliamo pubblicare questo oggetto all'interno dei nostri social. Quindi facciamo le operazioni però dall'inizio. Quindi scegliamo l'opzione, la trovate qui in basso sulla sinistra, template. Template, abbiamo veramente diverse possibilità: college, lifestyle, piuttosto che business, school e così via. Cerchiamone per esempio una che ci possa piacere, che all'interno della quale possiamo inserire 3 o 4 elementi grafici e il testo. Vediamo un po', per esempio potrebbe essere una cosa di, vediamo cosa scegliamo, ecco, vorrei trovare questo, mi piace abbastanza, però qui possiamo inserire solo un'immagine, quindi è vero che quello possiamo cambiare, però poi non voglio perdere tutto il tempo per modificare il layout.
questo. Prendiamo questo. Allora, prendiamo questo e vogliamo utilizzare questo modello per fare un remissaggio. Quindi remix, benissimo. Cosa dobbiamo fare per prima cosa? La prima cosa da fare è scegliere l'uscita, cioè dove sarà pubblicato, quindi tra virgolette stampato, il nostro lavoro. Per fare questa scelta dobbiamo recarci in una sezione che è quella, la sezione qui in basso, ne abbiamo due, layout che riguarda proprio la composizione dell'oggetto e resize che è questa che ci propone, come vi avevo fatto vedere nella schermata precedente, vi propone proprio il luogo in cui noi desideriamo pubblicare. Guardate quante varietà abbiamo, per esempio LinkedIn va benissimo, ma per esempio abbiamo la sezione del profilo sociale, cioè quelle immagini che appaiono nel profilo, e poi abbiamo la sezione invece relativa ai post, quindi quelle immagini che compaiono all'interno di un post dentro un social. Voi sapete che diversi social sono anche spesso in concorrenza tra di loro, quindi ognuno ha il suo modo di trattare le immagini, ed è per questo che abbiamo tutte queste opportunità di scelta. Dove la vogliamo pubblicare? Scegliamo una cosa semplice, una delle più semplici di tutte, cioè vogliamo creare un post su Facebook, oppure anzi vogliamo addirittura creare con la grafica che abbiamo preparato un'immagine del nostro profilo su Facebook. Quindi sceglieremo questo. Vedete come automaticamente si ridispone tutto in questo modo. Va bene, abbiamo fatto la nostra scelta, done, quindi lavoriamo. Cominciamo magari dal testo, e qua scriveremo per esempio la storia, oppure lo potremmo scrivere anche tutto maiuscolo, la storia. Quindi componiamo il nostro lavoro, basta semplicemente fare un tap all'interno delle aree di scrittura per poter entrare. Poi possiamo naturalmente aumentare anche, no? Il testo, ed ecco che abbiamo creato i nostri testi. Poi è la volta delle immagini, quindi è molto semplice l'operazione, non mi dilungherò più di tanto, vi faccio vedere solo un paio di trucchetti per lavorare bene. Basta selezionare lo spazio adibito all'immagine, poi sopra, vedete in alto, c'è l'icona per inserire la nostra grafica, sempre dalla Creative Cloud, sempre da Adobe Capture. Cominciamo a prendere i segni che ci interessano e quindi li collochiamo qui all'interno. Possiamo naturalmente anche ingrandire maggiormente l'immagine, isoliamo in questo caso questo segno, qui ne scegliamo un altro, sempre con la stessa modalità, quindi Creative Cloud, Adobe Capture, possiamo prendere questo, per esempio lasciarlo così, anche più complesso, qui possiamo magari inserire che ne so, questo, così, qui invece ci collochiamo il nostro tram, questo, e qui così rapidamente, perché ho bisogno poi di mostrarvi un paio di cosette. Ecco, qui possiamo inserire questo.
noi diciamo che abbiamo impostato il nostro lavoro. Adesso possiamo abbellire una serie di elementi, lavorarci ancora su. Vi faccio vedere alcune cose che si possono fare con questa applicazione. Cominciamo con il layout. Il layout noi lo possiamo cambiare come vogliamo attraverso questa sezione che ci consente di ridisporre gli elementi sulla pagina. Osservate. Ne prendo un po' per mostrarvi come le cose vengono ridisposte, però non le applichiamo, quindi le possiamo vedere senza applicarle. Sempre all'interno però del layout abbiamo anche la sezione che regola lo spazio tra le varie aree. È molto interessante questa perché qui abbiamo due slider che ci consentono di ampliare o diminuire il bordo e la distanza delle celle le une dalle altre. E quindi vedete come cambia proprio radicalmente la visualizzazione dell'oggetto su cui stiamo lavorando. E poi la sezione color. La sezione color, per esempio in questo caso, se noi scegliessimo un colore di sfondo nero, avremmo un bel effetto visivo. Vedete come cambia proprio l'effetto di dinamicità anche dei diversi elementi all'interno del loro, di questo spazio. Poi una cosa ancora sul testo, vedete, magari non ci piace tanto questo font e il modo con cui la scritta viene riportata, quindi facciamo un tap sul box che lo contiene e poi sotto possiamo scorrere e scegliere quello che più ci piace, magari uno di questo genere, anche questo per esempio, che si differenzia molto dagli altri che abbiamo inserito. Lo possiamo ovviamente ampliare un po', forse così, ecco, e poi possiamo scegliere anche qui delle combinazioni di colori. Come funzionano queste combinazioni di colori? Sono delle combinazioni preimpostate. Vedi, io ne sto selezionando una e si divide in due parti. Qui cambio proprio il rapporto tra il nero e l'azzurro, quindi tra l'ombra e il colore di riempimento del font stesso. Qui invece posso cambiare la palette, posso proprio modificare i due colori in questione. E naturalmente ci sono tutte le combinazioni più idonee per che cosa? Più idonee per la composizione, il coloring di tutto l'insieme del nostro progetto. Quindi non troverete cose che non funzionano bene con il nostro lavoro. E alla fine poi diventa anche una questione di gusti. E questo è uno. Poi lo spazio. Eccolo qua, l'ordine va bene. Ecco lo stile. Stiamo sempre lavorando sui font, cioè sui testi, ma siamo nell'area stile. Nell'area stile appare invece questo strumento. Noi acchiappiamo il pulsante e percorriamo la ruota, e la ruota ci offre delle composizioni differenti, vedete? Noi continuiamo a girare, ne abbiamo tante, e fino a che ci soffermiamo su quella che preferiamo, ci è piaciuta di più, se vogliamo. Ecco.
opacità, naturalmente, possiamo stabilire, quindi la tiriamo un po' su, e poi shape sono le forme all'interno delle quali la scritta può essere collocata. Anche questo è molto interessante, vedete come la varietà, e poi c'è sempre il binario di scambio, tipico binario di scambio ferroviario che ci consente di modificare la combinazione grafica di colore. Ecco, ve ne mostro qualcuna perché sono di interesse proprio per il nostro lavoro. Ecco qua, abbiamo un risultato. Quello che è interessante notare, e quindi ritorniamo un attimo al discorso della integrazione, della inclusione e della creatività. Abbiamo visto che si tratta di applicazioni creative, cioè supportano la nostra creatività. In che modo supportano la nostra creatività? La supportano perché ci consentono di realizzare dei buoni prodotti, indipendentemente dal nostro grado di conoscenza della grafica, della composizione, del colore, del disegno. Ci consentono di fare questo perché presentano non solo dei modelli, come magari altre applicazioni possono fare, ma presentano un sistema di lavoro organizzato e integrato che fa sì che qualsiasi cosa noi facciamo più o meno con queste applicazioni siamo sicuri di ottenere un risultato. Ovviamente dobbiamo conoscere un po' come funzionano queste applicazioni e conoscere il loro flusso di lavoro. Ma una volta conosciuto questo, io ho cercato solo di darvi degli spunti e delle idee questa sera, una volta preso atto dei meccanismi con i quali queste applicazioni funzionano, noi siamo in una botte di ferro perché possiamo occuparci veramente di sostenere la creatività dei nostri ragazzi e saremo sicuri che i risultati sia dei ragazzi con i quali lavoriamo che hanno più bisogno del nostro aiuto, sia con tutti gli altri all'interno della classe, noi otterremo dei buoni risultati. E questo è uno dei modi di lavorare, non parlo della grafica, parlo della metodologia in generale, che io preferisco ed è quello che faccio anche nelle mie stesse classi, cioè cercare quelle modalità di lavoro che possano realmente integrare tutti quanti e quindi siano delle modalità che combinano fra loro non solo l'inclusione, ma anche l'integrazione e anche l'accessibilità. Adesso noi dobbiamo andare verso la chiusura del nostro webinar. Vi propongo qui alcune possibilità di lavoro, per esempio crea i biglietti da visita dei due argomenti, scambiali con la classe, annuncia un tema creando un poster di sintesi, poi li potete stampare, per esempio, crea il banner per il tuo social, che è un po' quello che abbiamo fatto. E come avete anche visto, tutte queste applicazioni si integrano fra di loro. Adesso io abbiamo sforato un pochettino, se volete vi mostro un'ultima cosa, 3 minuti, un divertissement così simpatico, se avete pazienza, ancora volete, oppure se invece siete stanchi possiamo chiudere, ditemi qualcosa nella chat, 2 minuti vi faccio vedere una cosetta divertente utilizzando Adobe Comp, quindi ritorniamo su Adobe Comp. Ritorniamo su Adobe Comp e prendiamo questa scheda. Allora, con questa scheda, vedete, vi porto via veramente 3 minuti perché è tardi, ma poi dopo vi aggiusterete voi con l'esplorazione di quest'altro tipo di applicazione che adesso utilizzeremo. Allora, abbiamo creato una scheda, d'accordo? No, però c'è un problema, voi lo vedete chiaramente, noi non possiamo, siamo in una scuola, una classe, no, va bene che si tratti di Marilyn Monroe, però scusate, ma cioè, guardate qua, non mi sembra proprio il caso
di presentarla con questa scollatura in questo modo, no? Abbiamo una soluzione anche per questo. Osservate. Allora, questa è un'immagine, una fotografia che abbiamo inserito in Adobe Comp. Ricordo che Adobe Comp è quella applicazione che ci ha permesso di creare le schede, i layout, eccetera. Guardate sotto qui. C'è un'icona che è quella della Creative Cloud, la riconoscete? Se io faccio tap su questa icona, ecco che per magia si apre la possibilità di dialogare con altre applicazioni della suite Adobe per dispositivi mobili. Che cosa voglio fare? Apro la correzione in Photoshop Fix. Lo vedete, è questo. Posso scegliere tante cose, ma adesso voglio lavorare su questo, la correzione in Photoshop Fix. Bene. Adesso si è aperto Photoshop Fix, quindi posso cominciare a lavorare. Per esempio, scelgo l'oggetto clona. L'oggetto clona e comincio con l'oggetto clona con il selezionare. Spero che lo notiate, si è aperto un cerchiolino bianco su questo pulsantino. Adesso io voglio chiudere questa apertura, che è proprio veramente... Ecco qua, e quindi tiriamo su come se fosse una cerniera. Lo vedete, è venuta un po' storta, la raddrizziamo meglio, facciamo così, eccolo qua. Che bella cerniera. E abbiamo già ottenuto un bel risultato. Poi, sempre con il timbro, voglio anche un po' chiudere qui perché è veramente incredibile, non possiamo mica andare a scuola, quindi scelgo la parte da clonare e a questo punto ecco che rendiamo un po' così. Molto, mi sembra più carina una cosa così, no? Poi guardate anche queste spalle, cioè veramente scandaloso, eh? Siamo in una scuola, lo capite? Non possiamo permettere... Ecco, e poi oltretutto... È anche più alla moda, secondo me, così non è più alla moda, è meglio, no? Voi non sapete che Valentino Armani, Dolce Gabbana, stanno facendo una serie di telefonate, mi stanno facendo, mi chiamano, mi telefonano, eccetera, perché vogliono che io disegni vestiti per loro, anzi che modifichi le loro creazioni, le loro creazioni che alla fine non sono così poi tanto apprezzate e hanno capito che io potrei dare quel qualcosa in più, ecco, che a loro manca, vedete? Non è meglio così? È molto meglio, no? Poi c'è una cosa che a me, per esempio, non è mai piaciuta di Marilyn Monroe, che è questo neo. Ecco, glielo togliamo. Perfetto, abbiamo tolto il neo. Come abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato l'opzione correggi punto. Ah, va molto bene così, vedete? Adesso c'è ancora qualcosa che vorrei cambiare, però torniamo ad Adobe Comp con questa opzione qua in alto. Ops. Vediamo un po' se la vedete, ecco, abbandona e torna indietro, oppure salva e torna ad Adobe Comp, salvo e torna ad Adobe Comp in realtà, quindi salva e torna ad Adobe Comp, ed eccola qua, la nostra Marilyn Monroe. Adesso ne uso ancora un'altra, permettetemi due secondi, scelgo fluidifica in Photoshop Fix. Ecco qua, fluidifica in Photoshop Fix. Perché?
Voglio cominciare dal volto. Dal volto, per esempio, dagli occhi. Sapete che si dice che gli occhi è bene che siano aperti. Eccolo qua, quindi li apriamo un po'. E poi li teniamo anche un po' più aperti gli occhi, perché sta male in una fotografia così. Poi questa bocca deve stare un po' più chiusa, perché non va bene questa bocca così. E poi così. Ecco, un po' più seria anche, no? Un po' più piccola. Poi la riduciamo un po', ecco. Questa è un'espressione un po' più seria, giusto? Ok. È andato tutto bene. Ero un po' preoccupato all'inizio perché non capivo come mai l'audio non funzionasse, però mi sembra che... Ecco qua, vediamo che cosa dite. Bene, vedo che è andato tutto benissimo, bene, sono contento. Sì, questo webinar, la registrazione, appunto, se l'audio è venuto bene, la metterò su Vimeo insieme alle altre. Questo avverrà tra qualche giorno, perché adesso, tra oggi e domani, così ho qualche impegno, non so se riesco, però insomma nel giro di qualche giorno riceverete gli attestati e chi li desidera. Anzi, l'attestato tra 2 minuti sarà, eccolo qua, facciamo così, l'attestato, eccolo qua, da adesso è attivo il link per l'attestato, eccolo qua, è attivo, lo trovate all'interno della board, avete 10 minuti di tempo, un quarto d'ora diciamo così, per compilarlo, e poi con calma vi sarà spedito. Allora, spero che sia andato tutto bene, e se ci sono delle domande, cose da chiedere, così questa chat è attiva e quindi possiamo poi all'interno di WeSchool ritrovarci e continuare la nostra chiacchierata. Vi ho dato appunto degli spunti, non voleva essere niente di più, di ispirazione, però su un criterio che, torno a ripeterlo, che per me è molto importante rispetto anche a tanti discorsi che si fanno sull'inclusione, è che la necessità di affiancare al termine inclusione altri termini che sono creatività, che sono integrazione e che sono accessibilità. E quindi abbiamo cercato di vedere delle applicazioni che non siano delle applicazioni specifiche, che ci consentano di operare in questo modo, cioè a tutto campo, e quindi veramente di mettere in piedi una didattica che non lasci l'insegnante di sostegno solo con il ragazzo di cui si deve occupare, ma che effettivamente il suo e il nostro lavoro siano un lavoro comune, e soprattutto siano dei lavori rivolti a tutto il gruppo classe, cioè a tutto l'insieme della classe. Questo si può fare facendo in modo che i prodotti che vengono realizzati siano chiaramente confrontabili e posti sullo stesso livello. Per fare questo non occorrono delle applicazioni specifiche per lavorare con i ragazzi svantaggiati, ma occorrono delle applicazioni che possano essere impiegate trasversalmente in egual misura da tutti gli studenti. Per oggi ci siamo occupati soprattutto di rappresentazione grafica e layout, in altri webinar poi ci occuperemo anche di altri temi. Il quarto webinar dell'ottava stagione è dunque terminato. Giovedì avremo l'ultimo webinar dell'ottava stagione, che riguarda la presentazione di una metodologia didattica particolarmente interessante e innovativa, che si chiama Challenge-Based Learning. È una metodologia che abbiamo presentato in una serie di tour, in una dozzina, che abbiamo fatto con uno staff di insegnanti italiani e statunitensi che organizzato in una dozzina di città un paio d'anni fa, e che ha avuto un grosso successo, per cui mi sembrava utile poterla riproporre a 2 anni di distanza e vedere con voi come si può lavorare su questo tema, tanto più che ho avuto modo di lavorarci a lungo e anche di insegnarlo
in alcuni master universitari con dei buoni risultati. Direi che per oggi è tutto e vi saluto, vi ringrazio della vostra partecipazione, mi scuso ancora per qualche intoppo all'inizio del nostro webinar che ha prolungato un po' i tempi, ma alla fine siamo arrivati al nostro traguardo. Per questa sera è tutto, arrivederci e buona continuazione.